È stato presentato a Castel Fiorentino nella sede della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano il bilancio 2014, soddisfazione per i dirigenti dell'istituto di credito fondato nel 1884 con all'attivo 36 filiali per oltre 310 dipendenti. Risultati positivi ben chiariti dai numeri. La raccolta complessiva è arrivata a 2.367 milioni di euro con una crescita del 4,87% rispetto all'anno precedente, mentre a livello nazionale il dato registrato è invece meno 1,1%. Naturalmente le performance sono da confrontare con una situazione finanziaria nazionale in questo periodo molto negativa. Il successo della banca rispetto al trend nazionale però è da ricercare in atteggiamenti specifici. La banca ha continuato a fare il proprio mestiere, vale a dire ha sostenuto con il credito e con i servizi e con l'assistenza, a differenza di molte altre realtà bancarie che invece hanno visto un rallentamento nella propria attività creditizia. Chiave del successo, tuttavia, anche il radicamento territoriale. Con l'apertura di filiale in tutte le province della Toscana, adesso, ha annunciato il presidente Paolo Regini, si procederà anche ad altre aperture. I prossimi mesi sono in apertura altre filiali a Sesto, a Quarrata, a Greve e quindi si completa un grosso piano di investimenti e di crescita della banca che farà sicuramente un salto di qualità a tutto il sistema, per la nostra presenza territoriale. Pur a fronte di modalità operative tecnologiche che non richiedono l'accesso diretto in banca, il punto sul territorio rappresenta una caratterizzazione forte di una banca come la nostra che intende realmente avere il rapporto con il cliente, il rapporto diretto al primo posto.